La semplicità ci riporta all'ambiente di Mornese, un ambiente povero, essenziale, senza sovrastrutture e ricercatezze. Ci richiama anche l'atteggiamento di Madre Masarello, un modo di essere e di agire trasparente, spontaneo, libero interiormente, sincero e retto, proprio di chi ha la sapienza della vita e dunque sa vedere la realtà con occhio penetrante nella luce di Dio. L'umile semplicità è una delle virtù caratteristiche di Madre Masarello, che è frutto della sua collaborazione alla grazia, che l'ha condotta ad un altissimo livello di libertà interiore. Aveva un rapporto semplice con Dio, il senso dell'essenziale. La vera pietà per lei consiste nel compiere tutti i doveri a tempo e luogo e solo per amore del Signore. Obbedire con semplicità, essere disponibili alla volontà di Dio da diventare come la scopa della casa. Pregare il Signore e parlare con Lui con familiarità, come si parla con le persone, magari anche in dialetto. Madre Masarello ha semplificato il suo rapporto con le sorelle. Si prestava volentieri per i lavori più umili. Animava più con l'esempio che con la parola. E per sé non voleva assolutamente alcun privilegio. Tra Madre Masarello e le sue consorelle esisteva un alto livello di semplicità di rapporti, di mutua e profonda fiducia. La libertà interiore che ha raggiunto gli permette di essere sempre se stessa in tutte le situazioni senza smentirsi mai. Il benedettino Anselm Grün ha sintetizzato la spiritualità di Madre Masarello nella semplicità del cuore. Il cuore semplice è uno con Dio, cioè in totale sintonia con la sua logica e non ha secondi fini. È chiaro e luminoso, ripieno dello Spirito Santo. Vede le cose come sono, senza intromettere le proprie parti di ombra nella realtà e nella considerazione delle persone. Le sue lettere sono tanto trasparenti da essere quasi lo specchio della sua anima. Scriveva a Sor Ottavia Bussolino: «Ti raccomando la purità nelle tue intenzioni, l'umiltà del cuore in tutte le tue opere. La tua umiltà sia senza mescolanza di propri interessi. Fa sì che Gesù possa dirti: figlia mia, mi sei cara, sono contento del tuo operare».